adesso qua, ragazzi, ci sarà un super enigma. Attenzione, ho la mano sporca di sangue. My body. Il mio corpo, le mie mani. My hands. Aiuto. This is Questo è ciò di cui what the parlava il priest was prete, talking padre about. Beniamino. That thing is. Quella cosa. Hai rotto il cazzo, capito, molesto? Hai rotto il cazzo. What does Minchia this even vero, mean? TikTok, la live, The house is full aspetta. of Grazie, clothes. porca puttana, male. Sa cosa minchia devo fare? Bello questo. Comunque puntano tutti orari diversi comunque. Ha un altro orologio di quelli. Ci sono quattro pareti. Ci sono. E comunque penso che abbiano vari. Non è possibile. Vediamo se c'è qualcosa in giro. Ah, un altro orologio di questi. Mamma mia, raga, qua tre. Questi non sappiamo manco come cazzo si aprono. Forse ci vuole una chiave. Qua è chiuso, qua c'è un cassetto. Apri tutto, apri tutto. Minchia, la combinazione. 3 a sinistra. 12. Allora, aspetta, quindi è 5. Avevamo pure il foglio del bagno, qua era 5 a sinistra, ma ora lo andiamo a vedere. Allora, 3 a sinistra e 12 presumo a destra. E lo rifacciamo. Questa l'avevamo aperto, mi pare. Cosa c'era dentro il cesso? La merda del nonno. Allora, dov'era? Dov'era? Che dovevo Bagno guardare. mio, Ah, beh, grazie grazie del del follow. follow. Ok. Ah, ma quindi è 12 a destra, 5 a sinistra. 3 punti, è tipo il continuo. Porca che padre Maria, ma vai a fare. Ma io mi sono venuti tutti i più grandi brividi della storia dell'uomo del brivido. Mi sono cacato, raga. Mi sono cacato veramente, dai, ma non si può. Ma che, ma l'avete vista, raga? Allora, vediamo. 3 a sinistra, 2, 3, 12 a destra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 5 a sinistra. 1, 2, 3, 4, 5. Mamma mia, grazie per i sound alert, ce l'abbiamo fatta! E abbiamo un orologio, attenzione, perché questo orologio così che punta alle 5 a 1 e mezzo? Cosa devo farci con questo bordello? Perché? Manco è. Perché? Una nota. John, figlio mio, bello mio, sono già vecchio e la vita è passata per tutti noi. Sono così orgoglioso di vedere l'uomo che sei diventato, un coglione, ma così felice di aver goduto profondamente dei due nipotini che mi hai dato, Luca e Can. Ah no, e Chanel. Scrivo questa lettera perché non ho un cazzo da fare e mi grattavo le palle nel divano mentre la Bagno nonna mio, lavava i grazie piatti. del E spero follow. che tu un giorno possa capire tutto quello che mi passa per la mia testa di cazzo in questo momento e sfatare il mito che io sia un vecchio pazzo, perché era ciù pazzo nei pazzi. Dio esiste e come lui esiste Satana. Per tutta la vita mi sono sforzato di cacare, ma non credevo che la merda era così dura, ma il tempo mi ha dimostrato che mi sbagliavo profondamente. Tua madre cacava benissimo, non era affatto malata e non ho potuto impedire che la sua triste fine accadesse. Per quanto possa sembrare inventato, Blueness è reale. Cos'è cazzo è sto Blueness? Non sono uno specialista e non sono stato in grado di rintracciare la causa della sua condizione, per non parlare di trovare una cura per aiutarla a combattere. Aiutarla a combattere. Vorrei davvero poter tornare indietro nel tempo e dirle ti credo. Abbiamo capito questa storia. Porca puttana, ma basta! Ho continuato a cercare, ragazzo di TikTok, bene, i link in descrizione per passare su Twitch, perdonatemi se non vi ho pagato. Ho continuato a cercare di contattarla per più di 15 anni. Volevo parlarle dell'ultima volta che il dildo, va bene, era comunque usato, però almeno gliel'ho comprato. Presto ci incontreremo di nuovo e le pregherò di perdonarmi. Dai, non si può accettare, almeno i dildi prendeteli nuovi, dai.
Questa solitudine mi ricorda giorno dopo giorno quanto sia difficile vivere in una stanza di merda senza la nonna che pulisce. Infatti ho gli scarafaggi che mi stanno inculando la notte. I topi ballano Gangnam Style sopra di me e io non so cosa fare. Almeno posso vedere il suo volto in ogni stanza in questa enorme casa. Per quanto riguarda il libro, ho provato a bruciarlo, strapparlo, seppellirlo, me lo sono messo pure in culo, ma l'ho ricacato perfettamente. Ma è inutile preoccuparsi. In qualche modo riesce a tornare, vedete, perché l'ha messo nel culo e poi è ritornato. Io vi dico le cose che non ci sono scritte, ma le so perché ho collaborato con i programmatori. Allora, ora la tengo in mio possesso, vedi, vedi? Sotto chiave, non permetterò che la storia si ripeta. Grazie per essere il figlio che ho sempre sognato di avere, con affetto, Albert Maxwell. Va bene. Perfetto, noi abbiamo questo orologio. Cosa cazzo ci facciamo con questo orologio? Ah, possiamo scambiarlo con questi? Ehi, Coco! Adesso? Ah, e ce lo prendiamo! E questo potrebbe essere un grande problema. E poi sono tutti girati al contrario, sti orologi, ma minchia, come un altro. Ma vabbè, dai, questo qui tipo non serve, già. Partiamo da questo presupposto, che qua non c'è. Guarda che c'è. Sì, ma adesso che mi compare sta medicina così, io ho l'ansia di spostarmi nelle varie zone. Chiudo tutte le porte. No! Porca puttana, io lo sapevo! Tu l'hai fatta cadere la sedia, puttana! Aspetta. Ah, ok, questo qui è quello lì. Vabbè, sì, questo c'era, questo c'era. Questo qui, e intanto è qua. Questo orologio. Questo va messo qua, sono abbastanza sicuro. Ok, vedi, adesso che l'orario qua è uguale. In teoria è giusto. Quello che ho adesso io, minchia, come cazzo si vede? Non è che puoi tenerlo fermo. Ok. Che questo qui mi sa che non serve manco. Giudicare da qui. Aspetta. E invece è questo. Quindi questo qui lo metto qua. Ok. Dammi questo qui. Ma questo è giusto, era. Questo l'avevamo fatto, quindi manca solo questo. Minchia, quale cazzo è l'orologio adesso di questo? Se non ce l'abbiamo. Dobbiamo trovarne un altro. Ah, là sopra, aspetta, dammi il bordello qua. Allora, vai, cambialo. Oh, in teoria è così, dai. Affanculo. Veloce. Ok, successo qualcosa, abbiamo allineato tutto il tempo, lo spazio-tempo. Adesso dovrebbe uscirci così, no? Ehi. Ah, va, mi mette l'ansia così. Ah, va. Nonna. Nonna. Nonna, io vado. No, nonna. 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 Ti prego, nonna, per cortesia, nonna. Nonna. Si apre questo? Perdonami. Che minchia dovrei fare io? No, ragazzi. Ma 7. Questa è una foto che si può tornare utile. 7, non è che un codice. Sembra che non abbia mai. Cosa faccio questo codice? Aspetta un attimo, perché secondo me se c'è questa cosa. Che non mi si apre la porta? Bardo mio, grazie del follow. Porta è aperta, grazie del follow. Posso, non ce la faccio più, non I rompere i coglioni, Luca, manco io vorrei trovarmi. just can't. My whole body is going numb. Il mio corpo sta diventando insensibile. Why is this happening to me? E sei indemoniato, Luca, per questo che succedono queste cose. Lo so disegnato, apri il quaderno. Something. Deve essere la combinazione. Minchia, devo andare lì. Ma la combinazione di cosa questa qui? Che cos'è? La cassaforte, per forza. Ma
ma ok, aspetta. Minchia, ma qua è un bordello. Allora, intanto è la combinazione per forza della cassaforte perché è un quadrato, c'è il cerchio che gira, quindi direi che intanto abbiamo la combinazione, intanto. Allora, aspetta, riguardiamo il nostro quaderno che ci ha dato la maestra. Allora, teoricamente dovremmo fare a sinistra, se partiamo dall'esterno, e se dovessimo contare per esempio le linee rosse, che sono tipo i numeri, forse sono tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6 a sinistra. Tipo così. Poi se contiamo anche la freccettina è 7, che coincide comunque con il numero che abbiamo trovato, quindi avrebbe anche senso, no? Quindi poniamo il caso che sono 7 a sinistra, poi a destra abbiamo 1, 2, 3, 4 a destra e poi di nuovo 3 a sinistra. Quindi 7, 4, 3. Partendo da sinistra. Boh, vediamo. Già ho sbagliato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Io sono un cazzo di genio e non sapevo di esserlo, capito, ragazzi? Oh, i miliardi abbiamo trovato. Andiamo alle Maldive. No, cazzo, te ne fotti della chiave, prendi i soldi. Ma sei un coglione, Luca, hai 16 anni. Sai cosa ci fai con tutte queste migliaia di euro? Puttane, tutta la vita. No. Apriamo, perfetto. Lui è Johnny e lui è Artemio. Buongiorno. Lo sa Johnny che è una stanza This di used to me? be Questa è la Dad. stanza di papà. Un altro blocco What di cemento. happened in here? Cos'è successo qui? Allora, intanto partiamo dal presupposto che in questo materasso tu sei nato, Luca. Qua tua madre si trombava qui. Per salvare l'uccello. Cosa state pensando, ragazzi? Dai, dai, lo so cosa pensate. Per salvare l'uccello, il coniglio saltò in aria, lasciando tutti i suoi amici indietro. Il serpente sotto il ratto, Artemio, sotto Artemio, rimase mentre lo squalo nelle profondità. Questo piano progettò. Dov'è il senso? Ma sicuramente un senso ce l'avrà. Allora, abbiamo un blocco. Ah, il serpente! Bardo Bardomeo, mio, grazie grazie del del follow. follow. E quindi. Beh, questo sarà l'uccello, dai, non è. Non c'è disegnato, ma penso sia l'uccello comunque. Grazie del follow, veramente. Ma è qua dentro l'uccello, io sento un uccello. Qua ci sono i vari pesi, il coniglio. Ah, vabbè. Allora, prendi sto blocco. Cosa succede se torni? Minchia, raga, qua c'è tutta la storia. Artemio! Vabbè, Bardomeo, Bardomeo, grazie grazie. del L'orologio era follow. un pezzo, io sono un coglione, grazie del follo. Andiamo a riprenderci prima l'orologio, prima di fare sta roba. Dobbiamo Bardomeo. rimettere l'altro blocco di cemento. Aspetta. Questo è più grande. Perfetto. No, aspetta, aspetta. No, 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 proprio perché quello medio, aspetta. Quello medio invece, perché lui saltò poco sopra. Quindi questo. Perfetto, del serpente. Aspetta, il serpente cosa diceva col ratto? Il serpente sotto il ratto rimase, quindi il serpente è più in alto del ratto, seppur di poco. Quindi in questo caso ho sbagliato io. Perché qua andiamo a metterci l'orologio allora. Che cazzo è l'orologio? Che in teoria pesa meno di tutti, mi auguro. Perfetto. Quindi il serpente ci andiamo a mettere il blocco un po' più grande e qua quello più piccolo. E secondo la legge di Artemio dovremmo salvare l'uccello. La foto? Fare in culo, tu e la foto. Allora giusto, perdono, pensavo che avevo sbagliato, vabbè. Perché ho fotografato l'uccello e si brucia come quando fotografo Madison? So this is the book that Quindi, everyone was ah, il talking about? libro di cui tutti parlano, il Blue Knees. Knies, come cazzo si pronuncia. Molto, molto tempo fa c'era una creatura di cui il nome era sconosciuto. Lo chiamavano Artemio. Aveva sempre vissuto da sola e veniva spesso vista da sola, così, a pugnare per via. Una notte di gelo cominciò a sentirsi così cupa che cadde in un sonno di 2 giorni. Il terzo giorno si svegliò nell'oscurità, mamma mia,
con una malattia così grave che entrambi i suoi occhi erano scomparsi nell'oscurità. Si mise a pecora di fianco al letto, come potete vedere dalla foto, non sto leggendo. La creatura strisciò fuori dal tetto e cominciò a trascinarsi, cercando gli occhi che sapeva per certo che stessero rotolando, così tipo pallini ping pong. Strisciò e rotolò, così le sue ginocchia vennero blu e doloranti dal momento che i suoi occhi spuntavano e ruzzolavano, entrambi come polvere si sgretolavano. Funziona Maringao Gir Warzone? DXC. Ma ormai lo Funziona conosciamo. Warzone. Fino a questo giorno che non ha un indizio, ma questa non è una scusa per terminare l'inseguimento. Qui ci sono le sue palle degli occhi. Ora fate attenzione a quegli occhi sfuggenti, assicuratevi di accendere le luci, perché la vostra stessa vista è in gioco se non riuscite a fuggire. Qua si spiega perché la nonna aveva la catarratta. Ha paura della luce, usa qualcosa di luminoso per proteggerti. E se finisce così questo libro inquietante, io mi giro. Bardo mio, grazie del follow. Ma non c'era un secondo fa, ragazzi, sbaglio? Devo fare qua? Cosa devo fare? La pala? Martello? The room has changed. So che la stanza è cambiata. Boh. Bardo mio, grazie del Grazie del follow. follow. Aspetta un attimo, c'è un po' di ansia. I know this is Ciao, il impossible, mio nome è Johnny. but I think Dad broke Credo che this. l'abbia scritto papà. Come è possibile che tuo padre scrive proprio un bambino di 3 anni? Perdonami, Luca. Può essere? Oddio. Funziona! Funziona! Marco, bello mio, benvenuto, brother! Ma è pieno di occhi, raga, nella fotografia, guarda! Quasi aperto! Ditemi che l'avete visto, dai, raga, è inquietantissimo, non si può andare avanti così, raga! Gino! Vabbè, sì, mi ascolto la musica che cambia. Cos'è successo? Ma è diversa comunque questa cosa. No, non c'è la stanza del nonno, non c'è. Questa è chiusa. Il cesso si può andare? Bene, se mi viene una pisciata incredibile. Oh! Collezionabile blu, ma vai a fare in culo, mi sembrava che avevo scoperto il mondo. Secondo me è qualcosa con questa musica, sto. Dico che minchia sono, perché cambiano le cose così? Ma sono in soffitta senza salire in soffitta. C'ho solo dove li spetto. Non so cosa minchia abbiamo fatto, ma di sicuro abbiamo cambiato le sorti. Io rivado di qua. Bardo mio, grazie del follow. E da notare, raga, che qua. Ah, pensavo che scriveva blu qui e sempre qui. Vediamo se vado qua. Grazie del polo comunque, bello mio. Vai di nuovo lo stesso gruppo. Però c'è una cosa in più. Aspetta, fatemi controllare una cosa per curiosità. No, adesso è chiusa. Ogni volta che giro di qua cambia qualcosa in poche parole. Tipo adesso c'è questa stanza e qua c'è questa. Però.